la casa di Forastera del Mattino di Boves, e poi una piccola variazione del programma, avremo il dottor Pavel Kipper, fisioterapista, che invece ci presenterà le esperienze dell'ospedale San Camillo di Venezia, che da diversi anni ha una partnership proprio con l'azienda che produce questa strumentazione. È una sfida estremamente interessante, i soliti tempi tecnici, e comunque anche questo, al termine di questa seduta, direttamente avremo modo di vedere in pratica la presentazione del sistema. Il paziente è nel suo ambiente naturale e
l'attività di realtà virtuale è il gaming, il gioco, che ha grandi capacità, diciamo, ludiche anche di socializzazione, che però soffre di notevoli problemi nel nostro campo riabilitativo, perché il paziente, se si tratta di utilizzare degli strumenti come la Wii, per esempio, immaginiamo il gioco del tennis, impara molto presto che a gestire il telecomando in un modo adeguato, anche molto meno faticoso, riesce a ottenere lo stesso risultato, mentre noi dobbiamo portare, se immaginiamo la spalla, veramente il paziente con la mano a toccarsi la nuca. Ci sono poi, oltre alle periferiche di input, cioè io mi interfaccio con la macchina, delle periferiche di output, una specie di ritorno che devo avere necessariamente, quindi sono i monitor a tre dimensioni, alcuni tipi di guanti, e questo per ricordare i tre tipi che abbiamo detto, immersiva, non immersiva e gaming. Qui vediamo un piccolo filmato per... Il movimento umano, un'esperienza fisica e cognitiva da sempre oggetto di ricerca. Antiche discipline lo hanno elevato a mezzo per raggiungere la perfezione. Nel Dipartimento di Brain and Cognitive Sciences del Massachusetts Institute of Technology, da anni si studiano i meccanismi dell'apprendimento e del controllo del movimento umano. Nel mio laboratorio abbiamo per anni studiato i processi di acquisizione di nuove abilità motorie da parte del sistema nervoso centrale, e il sistema di realtà virtuale che abbiamo sviluppato qui all'MIT incorpora queste idee, e in particolare l'idea che il sistema nervoso centrale è aiutato a ristabilire nuove pattern motorie dal feedback aumentato. La nostra attività sperimentale ha dimostrato che il feedback aumentato durante l'esecuzione di movimenti volontari anche alterati dalla malattia induce delle trasformazioni cellulari a livello del sistema nervoso centrale che sono responsabili per il ristabilimento dell'attività motoria anche in pazienti che hanno avuto vasti traumi cranici e ictus cerebrali. I risultati degli studi della prestigiosa università sono stati sintetizzati in un brevetto che, combinato alle più recenti tecnologie sulla realtà virtuale, ha dato vita a VRRS, Virtual Reality Rehabilitation System. VRRS è un sistema integrato che permette di interagire con un ambiente virtuale per accelerare e migliorare la riabilitazione degli arti sia in campo neurologico che ortopedico. Sulle parti interessate vengono posizionati alcuni sensori magnetici assolutamente innocui. In questo modo VRRS rileva i movimenti del soggetto e li trasferisce in tempo reale in scenari virtuali che simulano gesti e attività di vita quotidiana. Una delle caratteristiche innovative del VRRS consiste nell'utilizzo del feedback rinforzato e della knowledge of performance, della possibilità quindi di rinforzare le informazioni sulla prestazione motoria da trasmettere al sistema nervoso centrale. Il terapista può infatti personalizzare l'ambiente virtuale in cui il paziente agisce, adattando gli esercizi ai movimenti deficitari e alle caratteristiche dei diversi soggetti. Il movimento corretto viene preregistrato dal terapista. Il paziente dovrà poi cercare di emularlo, ripetendo più volte il proprio movimento nello stesso scenario e correggendo continuamente la propria performance motoria per adeguarla a quella ideale. Molte patologie neurologiche possono provocare deficit motori con conseguenti limitazioni funzionali anche gravi. Una di queste patologie è l'ictus.
In questo caso il recupero motorio dell'arto superiore può essere favorito dalla possibilità di imitare dei movimenti complessi corretti presentati in ambito virtuale. Questa metodica riabilitativa innovativa, che è anche esente dal rischio di traumatismi o di effetti collaterali, ha mostrato nella nostra esperienza brillanti risultati, spesso superiori e comunque mai inferiori rispetto alle metodiche tradizionali. E rispetto a quest'ultime ha anche mostrato il grosso vantaggio di una ottima accettazione da parte del paziente e della possibilità di quantificare i risultati. La tecnologia di VRRS offre infinite possibilità di personalizzazione. Il terapista può modulare le difficoltà dell'esercizio in base alle possibilità di successo del paziente per non frustrarne le aspettative. Per stimolare il paziente a migliorare la propria performance motoria e per fornire al terapista tutte le informazioni sui progressi raggiunti, VRRS è dotato di un completo sistema di punteggio, anche questo personalizzabile. È evidente che i pazienti con l'ausilio del VRRS trovino la terapia molto motivante, quasi divertente. In effetti, gli scenari diversi e l'interattività sono uno stimolo per il paziente, che ha la possibilità di verificare numericamente i propri progressi attraverso il sistema di punteggio. Queste caratteristiche inducono ad applicarsi negli esercizi anche per periodi di tempo prolungati. Difatti i pazienti non vedono l'ora di tornare a fare riabilitazione. VRRS si rivela strumento di elezione anche per il trattamento riabilitativo di pazienti con lungo intervallo temporale dalla lesione. Le misurazioni digitali numeriche del movimento consentono inoltre l'analisi morfologica della traiettoria dell'arto per effettuare studi specifici in merito. Chimeia è un'azienda nata con la convinzione che la più moderna tecnologia oggi disponibile possa finalmente essere applicata anche nel settore della riabilitazione. E VRRS rappresenta appieno il senso della nostra missione aziendale. Siamo convinti che VRRS suggerisca un nuovo ruolo del terapista, ma offra anche l'opportunità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, creando notevoli efficienze economiche in un sistema sanitario che sempre più manifesta una rilevante sensibilità nei confronti delle tematiche di spesa. Chimeia VRRS, innovazione tecnologica al servizio della riabilitazione. Delle cose
consente di poter lavorare su protocolli riabilitativi mirati per quel paziente. È possibile archiviare tutto, quindi se parliamo del paziente non solo neurologico, anche ortopedico, lei una settimana fa fletteva il ginocchio di Todd, paziente neurologico, disturbi d'equilibrio, 15 giorni fa, guardi, lo faccio vedere, faceva questo, che non è poco in riabilitazione. Tanti gli ambiti, paziente neurologico, ictus, Parkinson, sclerosi multiple, paralisi cerebrali infantili, patologie ortopediche, anche con, all'interno di un progetto psicoterapico nel dolore. Prima ho fatto vedere che ci sono alcuni studi sul dolore del paziente ustionato. Medicina palliativa, cioè può portare la realtà virtuale a un decondizionamento. Per chi si occupa di dolore come me, io utilizzo anche l'ipnosi, si lavora su quello, l'ipnosi e anche l'acupuntura si lavora su quello. Al vantaggio che non c'è l'ago, che non si dice al paziente che si fa l'ipnosi perché sennò mette subito la mano al portafoglio, qui è tranquillo e c'è un approccio che è diverso, quindi il paziente è motivato a fare. Consente di agire su funzionalità, su funzioni deficitarie, però è anche migliorativo del benessere generale del paziente se riusciamo a inquadrarlo in un tipo di approccio particolare. Noi, per esempio, nella nostra realtà il paziente neurologico è sempre accompagnato dallo psicologo, facciamo lavoro di formazione, informazione del caregiver che viene in palestra quando è il caso che venga, che viene seguito poi anche a casa con follow up poi anche successivi. Quindi funzioni motorie deficitarie serve per quello, gli ausili per la mobilità, faccio solo vedere una foto, migliora la qualità di vita. Esempio, un paziente amputato che sperimenta degli scenari virtuali sopra con un punteggio in modo da capire, a sinistra sono andato in questo modo, attenzione, non hai fatto bene. Questo è un esempio, come la carrozzina. Si possono sperimentare itinerari, sindromi vertiginosi, pedana instabile, molto simile a quello che facciamo con la stabilometria, però la possibilità, quindi essendo rappresentata questa signora da un punto, di riuscire a passare adeguatamente all'interno del labirinto. Ma la cosa, tutto questo è già stato detto prima, lo confermo, la postura migliora, l'equilibrio migliora, tutto. Una cosa tecnica molto importante, migliora i convensi, che per noi riabilitatori, intendo il fisiatra e fisioterapista, anche logopedista in alcuni casi, certo, sono molto difficili. Cioè, faccio l'esempio della spalla, provi a pettinarsi, sì, lo faccio, però alzo il moncone di spalla. Se io metto dei sensori sul moncone di spalla e nella macchina il mio moncone di spalla è rappresentato da un puntino che deve muoversi dentro un quadrato, nel momento in cui io vado fuori suona la cosa e capisco di gestire meglio il moncone di spalla. Lo stesso paziente, noi abbiamo provato su scoliosi adolescenziali anche, da risultati enormi, perché consente il controllo della postura. Io taglierei su alcune cose, sul perché, se, come mai è possibile questo. È possibile perché noi abbiamo, su questo vado molto veloce, una plasticità neuronale elevata. Quindi possiamo fare più cose di quelle che in realtà immaginiamo di fare per una serie di cose, quindi ci modifichiamo in relazione al non uso, in relazione all'apprendimento, alla memoria a seguito di un danno, eccetera. Ed è in questa flessibilità che noi abbiamo che la realtà virtuale va ad agire. Qui è uno schema, quindi perdita delle capacità di effettuare un compito, la possibilità di utilizzare questi sistemi robotici insieme alla realtà virtuale, stimoli, neuroplasticità, eccetera, ed è un circolo vizioso per andare un po' più veloci che può comportare anche una riduzione del supporto riabilitativo. Abbiamo dei pazienti che con training adeguati fanno poi solo realtà virtuale. Non è
per sé non è né buona né cattiva, si distingue secondo me inutile e non utile o inutile. Se serve, serve, se non serve non si fa. Non è necessario mettere tutti in realtà virtuale, non è necessario fare a tutti fisioterapia in, diciamo, in senso classico. Sull'apprendimento, perché il succo della realtà virtuale e della riabilitazione in generale è quello di portare al riapprendimento di qualche funzionalità. Beh, certamente vengono a intervenire tanti fattori. Uno su tutti, l'esercizio che comunque viene fatto deve essere goal oriented, cioè non posso far fare un esercizio tanto per fare, deve essere fatto mirato all'obiettivo che devo raggiungere. Quello che è stato accennato prima è fondamentale: se noi riabilitatori, che siamo degli allenatori di fatto, non alleniamo alla positività, allora è inutile. Attenzione, quindi motivare il paziente e far vedere i successi che riesce ad ottenere. Tanti tipi di approcci esistono in riabilitazione. Io posso dire al paziente mettiti la giacca, ti do la giacca, o posso io, guarda, si mette così e tu devi fare in questo modo. In letteratura si è visto che si tende purtroppo un po' a far vedere prima, meglio soprattutto su patologie neurologiche far fare. Poi esistono questo lo tagliamo. Naturalmente la realtà virtuale non è esente, come tante altre cose che vengono fatte in riabilitazione, da alcune considerazioni. Un conto è piego il polso, il paziente piega il polso, fa un esercizio alla realtà virtuale, riesce a farlo adesso, riesce a mantenerlo nel tempo, a ritenere ancora di più il passaggio successivo, ma lo riesco a inquadrare nelle mie attività della vita quotidiana, perché quello è importante. Questo lo si vede nel tempo con adeguati follow up. Con la realtà virtuale si vedono tante cose. La cosa importante è: capisco io che sto facendo il giusto, perché arrivo al risultato che per me è prefissato e lo vedo in tempo reale. Non solo il fisioterapista, ottengo benissimo, sì, però sì, qui lo percepisco, perché c'è un sistema di punteggio, perché ci sono quei feedback particolari di cui abbiamo detto. Quindi in soldoni si tratta di un insegnamento, un apprendimento rinforzato, quindi un apprendimento più. Come avete visto visivamente, io taglio, ma la cosa è questa: il fisioterapista quindi fa vedere il movimento, le cose che vengono richieste al paziente, il paziente copia ciò che viene fatto, poi c'è la valutazione, l'analisi del movimento, c'è l'espressione del punteggio. Il bello di questa tecnologia è che sì, è di origine americana, c'è dietro però un'industria italiana e di questi tempi è straordinario. Nel caso della VRRS noi lo usiamo anche sul paziente ortopedico, come vi ho detto prima, è l'unico strumento al mondo che consente questo, insieme alla teleriabilitazione, cioè alla possibilità di avere poi il paziente a casa che fa ciò che noi stiamo facendo qui, con poca cosa, video se si può, con poca cosa, qui solo accendi, paziente tipico ortopedico che deve flettere il ginocchio, quindi si vede su video, qui ci sono dei sensori, la palla che viene schiacciata, qui non si sente ma ve lo dico io, schiacci bene la palla giù, il paziente guarda, vede, otteniamo veramente ottimi risultati. Mi basta, se riesco. Ok, questo è un paziente neurologico, quindi un'altra possibilità, quindi un deficit di mobilità all'arto superiore sinistro, sensori, lui si vede rappresentato da quella palla, deve mettere la palla da quella scatolina a quell'altra.
si sente il feedback. Questo è un esempio, questi sono percorsi semplici, poi il terapista riesce a crearli in relazione al compito che poi deve far fare al paziente. Grazie. No. Dietro? Sì, dietro. Grazie mille. Questo è un esempio invece di teleriabilitazione. Non ci vuole poi molto, quindi una semplice welcome, poca roba, anche in termini di costi. E questo che cosa comporta per noi? Che si chiude il cerchio, quindi il paziente, la persona con disabilità che viene vista non solo in ambiente protetto, l'ambulatorio, la degenza, ma che viene visto anche a domicilio, quindi che si può seguire nel tempo. Adesso stiamo andando anche con aziende, una famosissima del fitness, con programmi su chiavetta, per cui il paziente viene addestrato a fare determinate cose, porta a casa la chiavetta, ritorna, si vede se l'ha fatto. Modello l'Holter del cuore, per esempio abbiamo i cardiologi, l'Holter 7 giorni, il risultato è successo questo, non ha fatto quelle cose, ad esempio, pure è stato bravissimo e l'ha fatto. Velocissimamente, per arrivare, e poi chiudo, per arrivare alla letteratura, le review per i non sanitari, quindi l'insieme degli articoli scientifici con validità riporta, ecco, ottimi risultati della realtà virtuale nel, in questo caso nel ictus. Ce ne sono tanti di studi anche su riviste importanti, certo bisogna ancora fare molto, scoprire le potenzialità di uno strumento terapeutico, però che pare essere molto valido. Tra l'altro esistono studi con risonanza magnetica funzionale che dimostrano che dopo realtà virtuale qui qualcosa è cambiato in positivo.